Poiché Lissa ebbe la sua novella finita, essendo da tutti rendute grazie a Dio che la giovane monaca aveva, con lieta uscita, tratta dei morsi delle invidiose compagne, la reina a Filostrato comandò che seguitasse, il quale, senza più comandamento aspettare, incominciò. Bellissime donne, lo scostumato giudice marchigiano di cui ieri vi novellai, mi trasse di bocca una novella di Calandrino, la quale io era per dirvi. E perciò che ciò che di lui si ragiona non può altro che moltiplicar la festa, benché di lui e dei suoi compagni assai ragionato si sia, ancor pur quella che ieri avevo in animo vi dirò. Mostrate di sopra assai chiaro chi Calandrin fosse e gli altri dei quali in questa novella ragionar debbo. E perciò, senza più dirne, dico che egli avvenne che una zia di Calandrin si morì e lasciògli 200 lire di piccio in contanti, per la qual cosa Calandrino cominciò a dire che gli voleva comperare un podere. E con quanti sensali aveva in Firenze, come se da spendere avesse avuto 10.000 fiorin d'oro, teneva mercato, il quale sempre si guastava quando al prezzo del poder domandato si perveniva. Bruno e Buffalmacco, che queste cose sapevano, gli avevano più volte detto che gli farebbe il meglio a goderglisi con loro insieme, che andar comperando terra come se avesse avuto a far pallottole. Ma non che a questo essi non l'aveva mai potuto conducere che egli lor una volta desse da mangiare. Perché un dì, dolendosene, ed essendo a ciò sopravvenuto un lor compagno che aveva nome Nello di Pintore, di liberar tutti e tre di dover trovar modo da ungersi il grifo alle spese di Calandrino. E senza troppo indugio darvi, avendo tra sé ordinato quello che a fare avessero, la seguente mattina, appostato quando Calandrin di casa uscisse, non essendo egli guari andato, che gli si fece incontro Nello e disse: «Buon dì, Calandrino!» Calandrino gli rispose che Dio gli desse il buon dì e il buon anno. Appresso questo Nello, rattenutosi un poco, lo incominciò a guardare nel viso, a cui Calandrin disse: «Che guati tu?» E Nello disse a lui: «Hai ti tu sentita stanotte cosa niuna? Tu non mi par d'esso.» Calandrino incontamente cominciò a dubitare e disse: «Oimè, come, che ti pare che egli che io abbia?» Disse Nello: «De, io non dico perciò, ma tu mi pari tutto cambiato, fia forse altro.» E lasciollo andare. Calandrino, tutto sospettoso, non sentendosi perciò cosa del mondo, andò avanti. Ma Buffalmacco, che guari non era lontano, vedendo il partito d'Anello, gli si fece incontro e, salutatolo, il domandò se egli si sentisse niente. Calandrino rispose: «Io non so, pur testè mi diceva Anello che io gli pareva tutto cambiato. Potrebbe egli essere che io avessi nulla?» Disse Buffalmacco: «Sì, potresti tu aver cavelle, non che nulla. Tu par mezzo morto.» A Calandrino pareva già aver la febbre. E ecco Bruno sopravvenire. E prima che altro dicesse, disse: «Calandrino, che viso è quello? E par che tu sia morto. Che ti senti tu?» Calandrino, udendo ciascun di costoro così dire, per certissimo ebbe seco medesimo d'esser malato, e tutto sgomentato gli domandò: «Che fo?» Disse Bruno: «A me pare che tu te ne torni a casa e vaditene in su il letto e facciti ben coprire, e che tu mandi il segnal tuo al maestro Simone, che è così nostra cosa come tu sai. Egli ti dirà incontanente ciò che tu avrai a fare, e noi ne verrem teco, e se bisognerà far cosa niuna, noi la faremo.» E con l'ora aggiunto Sinello,
con Calandrino se ne tornarono a casa sua, e egli, entratosene tutto affaticato nella camera, disse alla moglie: «Vieni e cuoprimi bene, che io mi sento un gran male». Essendo adunque a giacer posto, il suo segnale per una fanticella mandò al maestro Simone, il quale allora a bottega stava in mercato vecchio alla insegna del Mellone, e Bruno disse ai compagni: «Voi vi rimarrete qui con lui, e io voglio andare a sapere che il medico dirà, e se bisogno sarà, a menarloci». Calandrino allora disse: «Deh, sì, compagno mio, valvi, e sappimi ridire come il fatto sta, che io mi sento non so che dentro». Bruno, andatosene al maestro Simone, vi fu prima che la fanticella che il segno portava, e ebbe informato maestro Simone del fatto. Perché, venuta la fanticella e il maestro veduto il segno, disse alla fanticella: «Vattene e di a Calandrino che egli si tenga ben caldo, e io verrò a lui incontanente e dirogli ciò che egli ha e ciò che egli avrà a fare». La fanticella così rapportò, né stette guare che il medico e Brun vennero. E postogli il medico a sedere al lato, gli incominciò a toccare il polso, e dopo alquanto, essendo ivi presente la moglie, disse: «Vedi, Calandrino, a parlarti come amico, tu non hai altro male se non che tu sei pregno». Come Calandrino udì questo, dolorosamente cominciò a gridare e a dire: «Oimè, Tessa, questo m'hai fatto tu, che non vogli stare altro che di sopra. Io ti diceva bene». La donna, che assai onesta persona era, udendo così dire al marito, tutta di vergogna arrossò, e bassata la fronte, senza risponder parola, s'uscì della camera. Calandrino, continuando il suo ramarico, diceva: «Oimè, tristo me, come farò io? Come partorirò io questo figliuolo? Onde uscirà egli? Ben veggo che io son morto per la rabbia di questa mia moglie, che tanto la faccia Dio trista quanto io voglio esser lieto. Ma così fossi io sano come io non sono, ch'io mi leverei e darle tante busse che io la romperei tutta. Avvegna che egli mi stia molto bene, ch'io non la dovea mai lasciar salir di sopra, ma per certo se io scampo di questa, ella se ne potrà ben prima morir di voglia». Bruno e Buffalmacco e Nello avevano sì gran voglia di ridere che scoppiavano, udendo le parole di Calandrino, ma pur se ne tenevano. Ma il maestro Scimmione rideva sì squacqueratamente che tutti i denti gli si sarebbero potuti trarre. Ma pure, a lungo andare, raccomandandosi Calandrino al medico e pregandolo che in questo gli dovesse dar consiglio e aiuto, gli disse il maestro: «Calandrino, io non voglio che tu ti sgomenti, che, lodato sia Dio, noi ci siamo sì tosto accorti del fatto che con poca fatica e in pochi dì ti delibererò, ma conviene un poco spendere». Disse Calandrino: «Oimè, maestro mio, sì, per l'amor di Dio, io ho qui da 200 lire di che io volea comprare un podere. Se tutti bisognano, tutti li togliete, purché io non abbia a partorire, che io non so come io mi facessi, che io odo fare alle femmine un sì gran rumore quando son per partorire, con tutto che le abbiano buon cotal grande donde farlo, che io credo, se io avessi quel dolore, che io mi morrei prima che io partorissi». Disse il medico: «Non aver pensiero, io ti farò fare una certa bevanda stillata molto buona e molto piacevole a bere, che in 3 mattine risolverà ogni cosa, e rimarrai più sano che pesce, ma farai che tu sii poscia savio e più non incappi in queste sciocchezze. Ora ci bisogna per quell'acqua 3 paia di buoni capponi e grossi, e per altre cose che bisognano darai a 1 di costoro 5 lire di piccioli, che le comperi, e farammi ogni cosa recare alla bottega. E io, al nome di Dio, domattina ti manderò di un beveraggio stillato, e cominceranne a bere un buon bicchier grande per volta». Calandrino, udito questo, disse: «Maestro mio, ciò sia in voi, e date 5 lire a Bruno e denari per 3 paia di capponi, gli pregò che in suo servizio in queste cose durasse fatica». Il medico, partitosi, gli fece fare un poco di chiarea e mandogliele. Bruno, comprati i capponi e altre cose necessarie al godere, insieme col medico e coi compagni suoi se li mangiò. Calandrino beve 3 mattine della chiarea, e il medico venne da lui e i suoi compagni, e toccatogli il polso gli disse: «Calandrino, tu sei guarito senza fallo, e però sicuramente oggi mai va a fare ogni tuo fatto, né per questo star più in casa». Calandrino, lieto, levatosi, s'andò a fare i fatti suoi, lodando molto, ovunque con persona a parlar s'avvenia, la bella cura che di lui il maestro Simone aveva fatta, d'averlo fatto in 3 dì senza alcun pena spregnare. E Bruno e Buffalmacco e Nello,
rimaser contenti d'aver con ingegni saputo schernire l'avarizia di Calandrino, quantunque monna Tessa, avvedendosene, molto col marito ne brontolasse.